Amici di canalecaccia.tv e di tgcaccia.it, siamo a Caccia Village International, Malta. Intanto, caro Massimo, naturalmente siamo all'interno dello stand della Sciottante, l'arancione che spicca dalla sua divisa. Siamo con delle riprese a corto, Massimo, quindi il logo Sciottante, ma ormai vi conoscono tutti. Ci conoscono, infatti ci conoscono anche a livello internazionale perché ormai partecipiamo da alcuni anni a fiere internazionali sia a supporto dei nostri distributori, quindi come il Sudafrica, come gli Emirati oppure organizzate direttamente da noi stessi come l'IWA ad esempio, ma soprattutto poi alle fiere italiane. Quindi, vi aspettiamo a Caccia Village perché hanno delle novità, il prodotto si sta affermando molto velocemente. Sì, il prodotto si afferma molto velocemente, siamo molto contenti di questo, ma soprattutto si afferma perché, ribadisco, la qualità del prodotto e l'utilità che dà soprattutto per i cacciatori è veramente notevole. Ad esempio qui a Malta è molto richiesto la necessità di poter tornare a sentire i tordi e con particolari settaggi riusciamo a far sentire ancora i tordi e quindi ad appassionare. È la classica caccia che la fa anche il cacciatore un po' avanti con l'età. Esatto, entro certi limiti diciamo che si può ancora tornare a sentire il tordo e quindi cacciare con passione i tordi che veramente molti hanno perso perché non avendo la capacità di poter sentire lo zip e quindi il momento in cui il tordo si eleva in volo chiaramente vengono penalizzati. La caccia non è solo visiva ma è soprattutto una caccia uditiva molte volte con molti animali. Bene, intanto io vi debbo anche ringraziare a nome dell'organizzazione perché credere di partecipare ad una prima edizione è sempre un po' una scommessa. Appena abbiamo prospettato questa idea, Sciottante non si è tirato indietro. Ma non solo non si è tirato indietro, ma mi dicevi anche che c'è stato un ottimo riscontro, non dico quasi inaspettato, ma... Forse non immaginavate neanche voi di essere così conosciuti già qui. Innanzitutto c'è stato, è inutile dirlo, come tutte le prime, un avvio un po' lento, ma il primo giorno, poi dal secondo e il terzo giorno, soprattutto oggi, è stato un crescendo notevole, diciamo, inaspettato perché comunque non pensavamo che ci fosse un'affluenza così elevata di persone e devo dire il prodotto è conosciuto perché chiaramente anche la vicinanza con l'Italia ci premia aiuto. Anche da questo punto di vista. Ma mi dicevi anche forse andate a studiare qualcosa di specifico per i tordi? Sì, c'è allo studio qualcosa di specifico, ma magari diciamo che a Bastia lo presenteremo in maniera un po' più ufficiale. Sono un'azienda in movimento, giustamente, un po' per la difficoltà logistica e quant'altro, non potevano portare la famosa cabina dove si poteva ascoltare la riduzione del suono e la naturalità del suono. Che cosa si sono andati ad inventare? Una cabina portatile. Appoggio un attimo il testone che avevo qui, quindi delle cuffie e il dispositivo che lo vedete qui. Così come per esemplificare il tutto, ho l'apparecchio montato e ecco qua che il gioco è fatto. Quindi siete anche un'azienda in movimento, ne studiate veramente una più del diavolo. Sono molto felice che il pubblico maltese vi ha riconosciuto questo successo, che è anche un successo di vendita in fiera, una prima edizione, certo, difficilmente certo. Si riesce a ottenere, certo. Avete un distributore qui maltese? Esatto, è Tactic Arm, Lucas, lo conoscono, molto conosciuto diciamo a Malta e quindi ci affidiamo il lui. Il binomio ha funzionato, ma bene. Già in questo giorni diciamo. Quindi ce ne torniamo in Italia stanchi sì, ma molto sicuro stanchi. Contenti. L'appuntamento per i cacciatori italiani è a Caccia Village dove invece l'azienda dove i problemi logistici ce ne sono lo stesso ma dato anche il successo che avete registrato gli anni precedenti con il prodotto vi induce sempre più ad investire e a portare delle soluzioni. Adesso la devo svelare io, magari vi metto in crisi, ma forse a Caccia Village, vediamo se me lo conferma, basterà andare allo stand della Sciottante lasciando un documento, vi verrà dato l'auricolare, dato che ci sono i campi da tiro, potrete andare a provare direttamente sui campi da tiro e fare l'esperienza Sciottante dal vivo. Chiaramente la nostra amata cabina, che mi lasciò così impressionato la prima volta
in cui entrai dentro ci sarà sempre. Mi ha sorpreso, questa è inaspettata, non era preparata. In ogni caso confermo questa possibilità. Ma vedi, c'è Gabriele che è al di fuori dello stand, che è un altro dei visi conosciuti insieme a Luca, che in questo momento sta all'estero su un'altra fiera, certo. Proprio, no, ma veramente per far capire anche la vocazione internazionale di questa azienda che parte da Milano con l'esperienza quarantennale dell'Aerosonic, che come apparecchi acustici, come dispositivi medici acustici, e si proietta nel mondo, e siete un fiore all'occhiello, perché oggi di così elevato dal punto di vista tecnologico in giro non ce n'è. È stato un piacere, siamo veramente tutti quanti stanchi perché oggi è stato un bel tour di forza, Massimo, a Bastia, veramente. Quindi questa sorpresa anche per Massimo, potrete provare gli auricolari direttamente sui campi da tiro. Perfetto. Adesso Luca, quando vede questa intervista, ci uccide. No, ci mancherebbe. Un saluto altro. A tutti gli amici cacciatori italiani. 13, 14 e 15 www.shottant.it.